La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno di voi conoscerà. Di quei due migranti, due contadini che attraversano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte, si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime, che il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: «Ma siamo in pericolo?» E questo dice: «Se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare il bastimento affonda». E quello dice: «Che me ne importa? Un nemico mio». Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, è vero? È così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi alla politica, lo so anch'io, ci sono. Il mondo è così bello, vero? Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi della politica. E la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare dando il proprio contributo alla vita politica. Io mi ricordo le prime lezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946. Questo popolo, che da 25 anni non aveva goduto le libertà civili e politiche, la prima volta che andava a votare, dopo un periodo di orrori, caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi. Ricordo, io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui. Queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta, perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità. Questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità, questo essere padroni di noi, del proprio paese, del nostro paese, della nostra patria, della nostra terra, disporre noi delle nostre sorti, delle sorti del nostro paese. E quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come sfruttamento, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ma questo è Mazzini, questa è la voce di Mazzini. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni e religioni sono egualmente libere davanti alla legge, ma questo è Cavour. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Cattaneo. O quando nell'articolo 52 io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate
si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popoli. Ma questo è Garibaldi. E quando leggo nell'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche nomi umili, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento. Un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.